una condanna e poi una raffica di assoluzioni. Questa la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Arezzo Claudio Lara per il secondo procedimento per truffa sulla vendita delle famigerate obbligazioni subordinate azzerate poi a seguito del decreto salva banche. In tutto 10 gli imputati tra direttori di filiale e impiegati della ex Banca Etruria accusati di truffa e concorso morale. Rimaniamo perplessi perché al di là della soddisfazione per il lavoro svolto e per il fatto che comunque il 90-95% dei dipendenti esce fuori da questa situazione, effettivamente non si sta tenendo conto di una serie di principi giuridici inequivocabili e di fatti storici che avrebbero dovuto condurre a una soluzione integrale. Condannato a 10 mesi di reclusione e a una multa da 300 euro pena sospesa, un funzionario addetto ai titoli di un'agenzia dell'Istituto di Credito Aretino, una pena identica a quella inflitta solamente alcuni giorni fa dal giudice Angela Avila a 4 colleghi. Noi riteniamo che con un'attenta valutazione tutta questa necessità di condannare non vi sia e soprattutto si potrà tranquillamente modificare la sentenza in appello, in grado favorevole a noi. 6 imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste, in 3 casi invece il giudice ha dichiarato di non dover procedere in quanto la querela dei risparmiatori azzerati è stata rimessa. Noi siamo impiegati, noi siamo comuni operai del credito, quindi nulla ci poteva far pensare di arrivare in tribunale, per noi estraneo delle nostre vita quotidiana, perché comunque noi lavoriamo con tutto al massimo dell'onestà e della sicurezza e vendiamo quello che è normale che nel mercato ci sia. Per gli imputati il PM Luigi Niccacci aveva chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi più 600 euro di multa. Resta oggi la delusione degli obbligazionisti subordinati che nell'ottobre 2015 avevano visto andare in fumo tutti i loro risparmi. Voi quando avete comprato quelle obbligazioni cosa pensavate? Di aver fatto un investimento normale, tranquillo, senza problemi. E non c'è stata data assolutamente nessuna spiegazione di quello che poteva succedere. Cioè, non che poteva succedere col decreto dell'azzeramento, ma che era il rischio. Non ci bastava aver saputo quello, poi saremmo stati noi a valutare cosa fare.